Salve a tutti ragazzi, sono Ultrale, Phil Bell sul forum di GTA Expert. Quella che state per vedere è la guida esclusiva GTA Expert all'obiettivo La cooperazione paga di GTA 4. Questo obiettivo, presente in tutte le piattaforme, non è molto semplice da ottenere e come da nome può essere ottenuto solo con una determinata cooperazione. Infatti senza nessuna precedente preparazione sarà molto difficile ottenerlo, anzi quasi impossibile. In sintesi, la cooperazione paga consiste nello svolgere in brevissimo tempo le tre modalità Non si scappa, Mina alla base 2 e il guastafeste. Grazie ai nostri trucchetti scoprirete che non è assolutamente impossibile. Oh, eccolo, lui è Oz. Ci aiuterà nello svolgimento della guida. Lui è un esperto in quest'ambito. Ma basta perdere tempo. Iniziamo con la prima modalità, e anche la più semplice, cioè Non si scappa. Ecco la prima modalità, Non si scappa. Vediamo un po' come settare al meglio le impostazioni. Vi consiglio di inserire difficoltà missione su facile, io la metterò su difficile perché tanto non muoio, e di mettere traffico e pedoni al minimo o del tutto assenti. Inoltre vi consiglio di inserire il mirino della salute, in modo tale da sapere quando la nostra sta per morire, e di inserire mezzogiorno con tempo sereno. Queste sono le impostazioni ottimali per il riuscimento della guida. Ma adesso andiamo a vedere un po' cosa bisogna fare più precisamente. Allora, un giocatore deve rimanere qui a distrarre la NOS e a difendere Petrovic, mentre l'altro deve immediatamente scappare e prendere il veicolo che si trova vicino all'inizio, appunto, al punto di partenza, e iniziare a dirigersi verso gli elicotteri. Credo che tutti sappiate dove si trovano gli elicotteri dell'aeroporto, ovvero alla fine della pista c'è un eliporto contenente tre elicotteri che ci serviranno appunto per lo svolgimento nel miglior tempo possibile di questa modalità multiplayer. Se arrivate, diciamo, gli elicotteri in un minuto, ecco che stante ragazzi, se arrivate, diciamo, in un minuto agli elicotteri, direi che è un ottimo risultato. Io, come vedete, sono riuscito ad arrivare in circa 50 secondi. Fermatevi nel miglior tempo possibile. Scendiamo, prendiamo l'elicottero. Un minuto. Ok, questo è un tempo assolutamente ottimo. Dopodiché torniamo da Oz, che poverino lo staranno massacrando. Saranno in 50 contro 1. E cercando di volare non troppo alto perché per guadagnare terreno, diciamo. A questo punto dobbiamo atterrare sul segnalino giallo che si trova vicino il jet di Petrovic, in modo tale da farlo scendere, ecco Oz che è deceduto, in modo tale da farlo scendere e da farlo avvicinare all'elicottero, il mezzo di trasporto con cui lo porteremo nella zona sicura. Intanto il giocatore che stava distraendo la NOS cerca di ammazzare quelli che si stanno avvicinando fino a quando Petrovic non sale sopra l'elicottero, vedete come sale, e poi deve salire immediatamente sull'elicottero. Appena tutti siamo sull'elicottero dobbiamo immediatamente ripartire, cercando di non far danneggiare l'elicottero, perché alcune volte la NOS lo danneggia parecchio, e cercare di volare non troppo alto per evitare di perdere troppo terreno. A questo punto seguiamo il segnalino giallo che si trova sulla mappa, cerchiamo di arrivare nel minor tempo possibile e ovviamente per questa volta si può fare un'eccezione agli atterraggi da manuale, ovvero cercare di fare l'atterraggio più pessimo della storia cercando di colpire il segnalino giallo a tutta velocità. Voilà. Petrovic è salvo, noi siamo atterrati e abbiamo sfasciato tutto l'isolotto, però abbiamo rispettato il tempo limite che ci fornisce l'obiettivo, 2 minuti e 19 secondi su 2 minuti e 32 secondi, e questo è come svolgere la prima modalità. Adesso cliccate in una parte qualsiasi dello schermo e vediamo come superare in tempo limite la modalità multiplayer Mina alla base 2.